Questo proprio qui mi vergogno un po' a farvelo vedere perché è bruttissimo. Sarà bellissimo poi. No, 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 questo è più che altro un esperimento ideale per farvi capire perché nel caso del triangolo conviene fare l'incrocio a 120 gradi. Dunque, dal punto di vista matematico si tratta di minimizzare la lunghezza in una quinta superiore, un po' di derivate si fa, si trova che... Ma in una scuola media assolutamente no. Allora usiamo un paragone meccanico, molto molto semplice. Guardate, questo è un esperimento ideale, non è un esperimento vero in realtà. Qua ho tre cordicelle legate assieme, alle quali sono legati dei bulloni di peso uguale. Ok? Queste sono libere di scendere. Questa cosa qua, se io la muovo, vuole disporsi in modo tale che, siccome i tre bulloni cercano di scendere il più possibile, a questione di energia potenziale, vuole disporsi in modo tale che i tre bulloni siano scesi il più possibile. Cioè che la lunghezza totale delle corde sotto il piano sia la più alta possibile, giusto? Oh, è chiaro però che questo, la configurazione di equilibrio, deve essere anche una configurazione di equilibrio tra le forze che agiscono sulle tre cordicelle. Abbiamo tre forze uguali che tirano nelle tre direzioni, giusto? Perché queste forze siano in equilibrio? Bisogna che gli angoli formati dalle corde siano uguali, perché se non lo fossero, se ci fosse un angolo più piccolo come qui, allora i due bulloni dalla parte dell'angolo più piccolo tirano di più. Le due cordicelle possono scendere. Quindi se ho angoli uguali ottengo la configurazione con l'energia potenziale minima, se volete, ma si racconta anche ai bambini delle elementari questo. Cioè dite, queste vogliono scendere il più possibile. E devono formare angoli uguali perché altrimenti dalla parte in cui c'è l'angolo piccolo tirano di più. E questo direi che è una buona spiegazione perché il punto di Fermat è un punto in cui le tre cordicelle si incontrano a 120 gradi. Oh, è chiaro che questo risolve il problema della lunghezza minima, no? Perché per massimizzare la lunghezza delle cordicelle sotto devo minimizzare quello che rimane sopra, che è proprio la mia rete la rete di strade che congiunge le tre città, i tre buchi. D'accordo? Bene. Spero che i miei colleghi vogliano aggiungere qualcosa. Eh? Volete vedere le... Sì, vogliamo vedere quelle poi... Le palline. Le palline sono... Ah, il passino serve per togliere un po' di schiuma. Questa è fantastica. Mi dispiace, devo mi fare pensare, chissà quali... Alchimie. Beh, anche questo è molto semplice da realizzare, nel senso che... Si parte facendo vedere ai ragazzi, appunto ai bambini, un cartoncino, comunque un cartoncino di una determinata lunghezza che viene poi segmentato in un diverso numero di segmenti, ma comunque sono tutti della stessa lunghezza. Questo è, bisogna precisarlo, altrimenti loro poi pensano che cioè non riescono ad intuire bene che il perimetro è lo stesso, quindi far vedere che appunto inizialmente la lunghezza è la stessa e poi segmentarli. Per comodità poi li ho chiusi, ma a loro deve arrivare il concetto che questi sono stati costruiti a partire da questi altri. E poi si invitano loro appunto a riempire, iniziando da altro, dicono con un numero minore di lati, quindi triangolo, si inizia a riempire con... delle palline, quindi palline in questo caso l'ho preso, vabbè, in negozio Verona, ma va bene anche, avevamo provato con le caramelle, c'era anche la finale, le caramelle funzionano molto bene, ma alla fine hanno il premio, quindi contenti con le aspettavano caramelle. La fine per mangiarle. Quindi si fa in modo da riempire tutta la superficie del triangolo e poi con un altro vassoietto si fa si passa ad un numero maggiore di lati, quindi al quadrato, e le palline che servivano per riempire il triangolo si usano per andare a riempire il quadrato. E i bambini, i ragazzi, notano che non sono sufficienti le palline che avevamo usato per il triangolo, quindi dobbiamo aggiungerne, e così via fino ad arrivare al cerchio. E si rendono conto che appunto
il numero maggiore di palline è quello che viene usato per riempire la superficie contenuta all'interno del cerchio, quindi intuiscono il concetto di area e così il concetto di poligono di area massima, proprio perché servono più palline per appunto andare a ricoprire tutta la superficie interna. È stato divertente per loro ed è passato il concetto, quindi il perimetro è lo stesso di quadrato e triangolo, cioè esatto, adesso sono questi le strisce sono uguali, le strisce sono dal quadrato però all'esatto la forma dal perimetro e quindi esatto. Tra l'altro questo è un problema nobile, anche questo il problema di trovare tra tutti i poligoni di un certo numero di lati quello di area massima è un problema dovuto a Zenodoro, problema di Zenodoro, che è la versione più antica del problema di Didone probabilmente. E Zenodoro aveva dimostrato che tra tutti i poligoni con n lati, anche quelli irregolari, quello di area massima è l'ennagono regolare, e che l'aumentare di n, l'aumentare del numero di lati, aumenta l'area interna, la parità di perimetro. E quindi aveva intuito che alla fine si convergeva al cerchio, cioè la soluzione era proprio il cerchio. Possono contare le palline? Possiate contare? No, è un buon sistema, perché poi se no hanno un'idea approssimativa, mi devi contare. E nella secondaria posso fare i conti, esatto. Evitando i numeri fissi con l'esagono è più facile. Si fa il triangolo equilatero, il quadrato, l'esagono e poi la circonferenza, il sterzo, facile di farla, si può arrivano a farci anche i conti. Esatto. E tanto per aggiungere una cosa all'esperienza di Manuela con la scuola primaria, una piccola esperienza l'abbiamo avuta anche all'università, perché nelle giornate di Kids University, sapete, a settembre vengono invitate scuole primarie e secondarie di primo grado all'università a fare vari laboratori. Abbiamo offerto proprio per le primarie e la secondaria